Speriamo negli altri, certo, non so come andranno, però se andassero tutti così non sarebbe più la corrida. Comunque ci vediamo, siamo giunti al terzo concorrente. Buonasera. A lei. Buonasera a lei, mi raccomando il microfono vicino. Signore Antonio Crivellin. Di Boscherie e Chiorbo di Cavarese. Bosco Chiaro di Cavarse, scusa. Di Cavarsi. Venezia. Ha scritto veneziano. Ma come è scritto veneziano? Vabbè, non me l'ho detto sicuro. Antonio. Antonio. Sì. Di dov'è? Di Bosco Chiaro di Cavarezzeri. Di Cavarzere. Di Cavarsi. Ebbene. Vabbè. Venezia, vabbè, comunque grazie, è stata molto gentile. Senta, perché va di là? Deve andare da questa parte. Perché l'ha detto lui? Ma come gliel'ha detto? No, mi ha detto di questo posso passare qua. Senta, scusa. Oh, vado per far scena. Scusi, sia gentile. Lui va arrabbiato. No, deve andare da quella. La perdoni, è la sua prima esperienza. Allora, dunque. Ma adesso gira di là. Chi le ha detto di girare di là? Lui chi? Lui mi comanda, che ne so? Lei. Ha detto può passare? Vabbè, pazienza. Allora scusi, abbia pazienza. Dunque, vogliamo parlare un pochino di lei. Lei dov'è? Proprio di Cavarzere, sì, di questa località vicino a Cavarzere. Sì, proprio Bosco Chiaro di Cavarzere. Ecco, cosa fa nella vita? Io. Ho smesso di lavorare 2 mesi fa, sono andato in pensione, facevo il camionista. Il camionista, sposato, figli, sì, figlie? Sposato, con 3 figli, in quale la figlia fa la cantante di professione, sono orchestra. Quindi. Ah, allora siete una famiglia canterina, diciamo così. I figli sono cantarini, ma io. Allora scusi, che è venuto a fare? Sarà venuto per provare a cantare e provare e far vedere ai suoi figlioli che lei è più bravo, va bene? È coraggio. È anche più coraggioso. Senta, cosa ci fa ascoltare? Ci provo Angeli Negri. Ma perché ci prova? Scusi, dice voglio cantare. Voglio cantare Angeli Negri. Ecco, vuole cantare Angeli Negri e fagli la musica. Pronto, ce l'ho pronto. Vittore, ti voglio parlare, mentre distingi un altare. Io sono un povero negro, e una cosa io credo, forse una vergine bianca, fammi un angioletto negro. Rifarei lo ricomincerei da capo. Ricominceresti da capo, hai sbagliato, stavi eseguendo Angeli Mulatti, invece era Angeli quello, Negri. Quello lì. Hai capito? Allora, non facciamo l'introduzione di nuovo, ma partiamo da scusi. Lei tacchi quando vuole, tranquillo. Lei vada dove vuole, che lui va per conto. Al libitum battuta 6. 1, 2, ad libitum. Vittore, ti voglio parlare. Dipingi un altare, io sono un povero negro, ma una cosa io credo, forse una vergine bianca, fammi un angioletto negro. Tutti i bimbi vanno in cielo, anche se son solo negri, lo so, mi vindica la mano.
detto... lei ha detto è andata, sì, è andata, si è tolto questo peso dallo stomaco, e cioè, certo, è dipeso dal pittore che non lo stava a sentire, secondo me ha detto io questo non lo sento. Comunque guardi, lei è stato simpatico, coraggioso, e a casa adesso non vorrei esserle camicia proprio, cosa le diranno i figli, va bene. Comunque è andata bene, guardi, direttamente, è andata bene lo stesso.